Angel Beats inizia con la fine di una vita, e infatti il primo episodio si chiama Partenza. Otonashi è un ragazzo che si risveglia in una scuola sconosciuta, privo di memorie, e quando prova a chiedere spiegazioni viene pugnalato, morendo. Ma è la seconda volta che muore, perché come gli viene spiegato, lui si trova nell'aldilà, e qui è impossibile morire. Se muore, si resuscita altrove come in un videogioco. E proprio come in un videogioco ci sono due categorie di persone. Da un lato abbiamo i defunti, come lui, che si sono incarnati qua dopo la morte come immortali, coscienti. Dall'altro lato ci sono gli NPC, ossia tutti gli altri studenti e membri della scuola, che sono dei finti programmi che recitano una parte, ma sono privi di coscienza. Otonashi parla con la leader dei ragazzi che si trovano nella scuola, Yurippe. Questa cosplayer inconsapevole di Haruhi Suzumiya dice che loro hanno formato una brigata, la brigata SSS, che effettivamente è simile alla brigata SOS, cioè la Shinda Sekai Sensen, cioè il fronte del mondo dei morti. Yurippe sostiene, infatti, che ora che loro sono morti, si trovano in una sorta di crocevia. Il loro anime si dovranno reincarnare in un'altra vita. Ma che vita sarà? Potresti reincarnarti in Jeff Bezos, ma potresti anche reincarnarti in una spugna di mare, o in un cetriolo di mare, o in un altro animale marittimo trattato da Barbascura X. Insomma, questi ragazzi non si vogliono reincarnare, e fanno la classica critica cristiana al concetto di reincarnazione induista e buddista, che è un processo inutilmente doloroso, che non aiuta in alcun modo le anime. Secondo loro, questa scuola, la scuola dell'aldilà, esiste per purificare le anime di chi ha sofferto, facendogli vivere una normale e serena vita da studente e permettergli di passare alla prossima vita. E per tal motivo loro intendono fare l'opposto. Non studieranno, non rispetteranno le regole, invece si ribelleranno, faranno casino e così potranno rimanere lì per sempre, ribellandosi agli adulti NPC, in un modo che è molto da sindrome di Peter Pan. Ma c'è un'altra ragione. Come ho detto, sia Yuri sia tutti gli altri membri della brigata hanno sofferto, hanno vissuto vite orribili, molto peggiori della media. Loro ce l'hanno con Dio, colui che è artefice di tutte le vite e che ha costruito quest'aldilà. Loro rifiutano di stare al suo gioco, perché lo ritengono responsabile della loro sofferenza. Questa è la teogonia, branca della teologia che si occupa di rispondere a questa domanda. Se Dio è onnipotente, è onnisciente ed è buono, allora perché esiste il male? Varie soluzioni sono state proposte. La proposta epicurea, cioè Dio non è buono, e questa sembra la proposta inizialmente sostenuta da quest'anime. Dio evidentemente esiste, perché qua esiste l'anima immortale, l'aldilà, la reincarnazione, eppure non si mostra, è assente, lasciando solo Tenshi, l'angelo, che la brigata contrasta. Dio sembra indifferente alle sofferenze umane. La seconda soluzione è quella buddista. Le divinità non sono onnipotenti, sono più piccole, limitate, numerose, possibilmente in lotta tra di loro, esse stesse parte del cerchio karmico, e come tale vittime. Vedremo verso la fine la soluzione cristiana. Yurippe si chiede: io voglio sapere da che parte sta Dio. E per tal motivo lei inizia questa rivolta luciferina contro Dio, e infatti la rivolta di Lucifero è anche chiamata la guerra del paradiso, e questa è una guerra che si svolge in paradiso, e qua inizia, signori, un anime che è divertentissimo, che mescola un sacco di azione, dato che nessuno muore, tutti loro possono sacrificarsi, possono combattere con armi vere, quindi è ambientato in una scuola americana, e tra battute, le gag assurde, l'anime mostra un cast che è estremamente numeroso ed è anche progressista, comprende molte donne, uomini, omosessuali, persone con disabilità, di tutte le stazze, di tutte le attitudini. Un personaggio indimenticabile è TK, che parla usando inglesismi e sembra una specie di rapper e si sacrifica spesso in modi epici e drammatici per il gruppo. Abbiamo il nerd, il palestrato, la ninja fissata con le cose kawaii, ce n'è per tutti i gusti. Tra gli episodi 2 e 3 è ambientato l'OVA Hell's Kitchen, che stranamente non include Gordon Ramsay. Yuri decide di creare un picnic avvelenato, non fatelo, è ironia, è fantasy, e sempre per combattere l'atmosfera scolastica, con un sacco di battute sulla cucina e gag del genere. Ora, il problema della brigata SSS è che si trova in paradiso, ma devono ricreare l'inferno in cucina, quando invece, per ricreare l'inferno, gli sarebbe bastato andare su internet e navigare senza la protezione di NordVPN, lo sponsor di questo video. Su internet ci sono letteralmente migliaia di possibili minacce alla vostra sicurezza informatica, e ogni volta che vi connettete ad un wifi pubblico siete a rischio, perché qualcuno potrebbe tentare di carpire i vostri dati. Ma se i vostri dati venissero criptati, diventando illeggibili, passando da dei server protetti, le vostre informazioni sarebbero al sicuro. Con NordVPN potete non solo fare questo, ma potete anche mascherare il vostro indirizzo IP e quindi la vostra posizione geografica, accedendo a servizi esclusivi solo di altri paesi, come il Giappone. Inoltre, grazie a NordVPN, potete navigare protetti dagli ads malevoli e dai trackers, il tutto su fino a 6 dispositivi diversi, con un'offerta, soddisfatti o rimborsati, di 30 giorni garantita.
E dunque, cosa aspettate? Andate nel link in descrizione o nel commento fissato in alto, dove troverete il link per l'offerta in sconto che vi offre una copertura di 2 anni NordVPN con 4 mesi bonus gratuiti extra. NordVPN, la privacy è un diritto umano. E qui parliamo delle Girl Dead Monster. Sono un gruppo rock fittizio, ma hanno ingaggiato delle reali cantanti per fare i pezzi e supportano la SSS. Sono capeggiate da Iwasawa, che durante il suddetto OVA cercarono pure di eliminare con del fegato crudo, che invece ha trasformato Isako in un mostro indistruttibile. Le risate, signori. Iwasawa ha, come tutti loro, avuto una vita di merda. I genitori erano abusivi e litigavano continuamente, e lei così si rivolse alla musica per cercare un escapismo. L'altra membra della band, Isako, a causa della morte di una sua amica, giurò di non toccare mai più uno strumento. Eppure qui nell'aldilà possono suonare, possono riconnettersi con la loro passione. Viene organizzata una missione. Le Girl Demo fanno un concerto per distrarre gli NPC. Ma durante questo concerto Iwasawa si diverte, canta con tutto il suo spirito, riesce a realizzare il suo sogno da cantante e ha una vera catarsi. Ha risolto la sua raison d'être, è stata finalmente felice, ha sentito che la sua vita, grazie a questo momento in cui ha potuto cantare con la folla esultante, ha avuto valore. Qualcosa che chiunque abbia avuto la grande passione della produzione di musica può confermare. E così lei è sparita, perché è andata oltre. Tra gli episodi 4 e 5 si svolge il secondo special, Stairway to Heaven, nome appropriato perché intendono fare l'opposto del solito. Stavolta si fingeranno felicissimi, soddisfattissimi all'estremo e cercheranno di essere iperattivi. Questo è forse l'episodio più divertente in assoluto. Il loro piano è che Tenchi, vedendoli felici, vada da Dio e così loro potranno seguirla. Ma scendendo le scale, che vanno in basso, già quello era un segno, non trovano Dio, bensì una serra dove Tenchi si occupa delle sue piante. Ora, nell'anime c'è questo personaggio, Yui. È una grande fan delle Girl Demo e diventerà una membra della band dopo che Iwasawa si è reincarnata e addirittura leader verso la fine dell'anime. Yui ha delle ali dietro la schiena e la coda da finta diavoletta, sempre per rimanere in linea con il tema luciferino iniziale delle SSS. Yui si scontra spesso con Hinata, che è maschio, è un nome che si usa sia per maschi sia per femmine in Giappone. Eppure Yui rivelerà che lei subì un incidente da piccola e questo ha causato il fatto che lei ha passato tutta la vita da paralizzata, senza poter fare tutte le cose che voleva fare. Voleva giocare, voleva correre, voleva sposarsi e lei per questo è stata triste in vita. E ora lei desidera realizzare i suoi sogni e per questo tutta la brigata, e in particolare lo stesso Hinata, la aiutano a realizzare i suoi desideri, fino a farla giocare a baseball, perché non è un anime della chi se non giocano a baseball. Ed è a questo punto che i sentimenti di rivalità si rivelano essere di amore tra Yui e Hinata. Odi et amo, dicevano i latini, l'amore è intrinsecamente sadomasochistico, citando Sartre, e nella biologia il rapporto tra i sessi è sempre un rapporto anche di competizione, love is war. E così si realizza l'ultimo dei desideri. Yui desiderava sposarsi un giorno, ma non trovò nessuno in vita. Ed è così che è Hinata a sposarla e le promette che la amerà per sempre, e non solo in questa vita, ma anche nella prossima, e in quella dopo, e in tutte le altre, non importa in cosa si reincarneranno o dove nasceranno, lui la cercherà sempre, la troverà e ogni volta la sposerà. È una sorta di super matrimonio, esteso a più vite, per l'eternità saranno legati dal filo rosso del destino. E così Yui, accedendo tale proposta, svanisce. È considerato forse il momento più triste e commovente della saga, dopo il finale. Ora, durante la saga c'è un personaggio che crediamo essere un NPC, che fa da presidente del consiglio studentesco e quindi rappresenta l'autorità, secondo solo a Tenchi, ma invece è un defunto come tutti loro. Si tratta di Naoi, il quale da piccolo aveva un fratello maggiore, bravissimo in tutto, e che il padre, Vasaio, si occupava sempre solo del primo, lasciando trascurato il secondo. Quando questo fratello morì, il padre iniziò a riversare tutte le sue aspettative nel secondo, obbligandolo a diventare una sorta di copia del fratello, senza rispettare i suoi sentimenti. Naoi ebbe una vita orribile e in questo modo si è reincarnato e qui utilizza le sue capacità di ipnosi per controllare le persone. Egli ritiene di essere Dio e vuole comandare tutti quanti a bacchetta. Egli era ignorato da tutti da piccolo e ora vuole controllare la mente di tutti per essere venerato e visto. Naoi sbaglia perché ha un'idea schizofrenica di Dio. Ha avuto un padre cattivo e quindi proietta tali esperienze in Dio, che è il suo e quindi l'autorità, e lui diventando presidente del comitato diventa una nuova autorità, proclamandosi quindi Dio. Sarà Otonashi stavolta a salvarlo, riconoscendolo come essere umano, rimproverandolo e validandolo, e gli offre un nuovo posto, una nuova amicizia e un nuovo ruolo nella brigata. E così Naoi finisce per diventare quasi ossessionato da Otonashi. Ora arriviamo quasi al finale della serie. L'aldilà inizia a riempirsi di ombre che si impossessano degli NPC e vogliono ucciderli tutti. Per davvero, eh? Tutti combattono contro le ombre e Yuri è quasi diventata un NPC, ma si alleano alla fine con Tenchi e scoprono come eliminare queste ombre. Sono state create dal programma Angel Player, una sorta di sistema operativo di questo al di là. Tutto viene spiegato questo da un NPC che vive lì vicino.
Il posto è stato creato dal cosiddetto programmatore, colui che controlla quel software. Yuri potrebbe diventare Dio, come voleva Naoi, ma decide invece di distruggere i computer. Yuri era piccola quando dei rapinatori entrarono in casa, e prendendo in ostaggio i suoi fratellini minori. Le dissero di andare a cercare oggetti preziosi per la casa, e se avesse tardato, avrebbero a turno ucciso i suoi fratelli. Yuri, una semplice bambina, si ritrovò d'un tratto ad affrontare la morte, la responsabilità della vita altrui sulle spalle, il terrore più assoluto, e lei non aveva idea di cosa fosse il valore economico. Vide un grosso vaso e pensò che, essendo grande, doveva avere valore, e lo trascinò con tutte le sue forze, ma infine le cadde di mano e si ruppe. E questa simbolica rottura è stato il gravissimo trauma di Yuri. I suoi fratellini vennero uccisi e lei si diede la colpa. Yuri si sentì per tutta la vita in colpa, pur non avendone. Era una semplice bambina, non fu colpa sua, ma dei rapinatori. Lei ha fatto del suo meglio, non è responsabile. E con il tempo ha sublimato questa colpa in Dio. Ha dato la colpa ad un'entità onnipotente dei suoi mali. E reincarnandosi ha visto finalmente l'occasione per vendicarsi contro Dio. Eppure poi ha visto il suo opposto, ha visto Naoi, colui che volle diventare Dio, per fare il lavoro meglio di lui. Controllare tutti quanti e obbligarli a comportarsi bene. Niente più crimini, niente più omicidi. E così Yuri capisce due cose importanti. Capì l'importanza del libero arbitrio, ponendo dunque fine alla rivolta contro Dio, e comprendendo che la responsabilità era di quei criminali e basta. E c'è questo dialogo emblematico nella seconda cosa che capisce. Abbiamo una vita sola, ed è l'unica vita che ci viene data, e dobbiamo dare il massimo in questa vita, con tutta la sua mancanza di senso, ed è per questo che dobbiamo continuare a lottare. La storia dunque inizialmente aveva delle metafore buddiste. Tenchi stessa evoca con la mano il loto, che è il simbolo dell'illuminazione, e Yurippe infatti rifiuta di reincarnarsi come vorrebbero i buddisti. Ma finisce su note stranamente simili a quelle del cristianesimo, con l'accettazione della morte e la transizione verso l'aldilà, rifiutando l'idea di molteplici vite implicitamente. In effetti questo posto sembra un purgatorio, che non è il limbo. Ho spiegato cos'è il limbo e perché non ha senso biblicamente o teologicamente nel video apposito. Il purgatorio è una stazione precedente al paradiso, non è una terza opzione. È il posto dove vanno coloro che in paradiso ci devono entrare, ma devono prima purificarsi, per guarire le proprie ferite, per ripagare i torti commessi e subiti, e per riconciliarsi e prepararsi. E dunque Angel Beats riesce, senza volerlo, a risolvere il problema della teogonia, tramite il libero arbitrio e tramite la consapevolezza dell'aldilà. Esattamente come colui che muore in un videogioco non ritiene la sua vita un fallimento perché sa che c'è il gioco, ma poi c'è la vita vera che è più lunga e più importante, e tutto quello che c'era nel gioco era una pausa. Allo stesso modo, colui che ha sofferto in vita sa che poi c'è la seconda fase, nell'aldilà, dove tutto viene purificato, viene perdonato e viene riconciliato a suo tempo. Yurippe ha sempre odiato Dio per una colpa che Dio non aveva, ma ha sempre odiato se stessa per una colpa che lei non aveva. Deve perdonare se stessa. E questo avviene quando metaforicamente immagina i fratellini, vede le loro anime che le dicono che la perdonano, che non deve più soffrire, che non c'era neanche da perdonare. Questo mondo è pieno di sofferenze prive di giustificazione, eppure anche bellissimo, e vale la pena viverlo fino alla fine. Così tutti i membri residui della SSS decidono di organizzare una cerimonia di diploma, ora che la scuola è vuota, per salutarsi prima di andare oltre. Tristissima la scena di Hinata e Otonashi che si danno il 5, e nel frame dopo Hinata è già andato via. I saluti sono estremamente commoventi. La sigla mostra Yuri che inizialmente è da sola e gradualmente si circonda di persone. Esattamente come inizialmente lei era sola e gradualmente ha raccolto i defunti per creare la SSS. E poi questi gradualmente scompaiono, proprio come nella storia uno dopo l'altro se ne vanno, finché non restano soltanto Otonashi e Tenchi, il cui vero nome è Kanade. Lei non era un angelo e nessuno le aveva mai chiesto il nome. Era una defunta come loro che semplicemente voleva aiutare tutti quanti a trapassare, facendogli vivere una vita studentesca serena. Quando ha visto che loro l'avevano presa per angelo e che si divertivano a farle guerra, li ha lasciati fare, intuendo che così si sarebbero evoluti, fino a passare oltre. Grazie a Naoi, Otonashi si era ricordato del suo passato. Aveva una sorella minore, che pativa una gravissima malattia terminale. Otonashi, ispirato da questa sofferenza, decide di studiare severamente e riesce così a passare il test d'ingresso alla facoltà di medicina e chirurgia. Purtroppo la sorella morirà comunque, alla vigilia di Natale, quale triste ironia, e lui decide di studiare per curare la malattia che l'ha afflitta, ma il destino aveva altro in serbo per lui. Mentre era con il treno, ci fu un incidente in galleria. Una frana li lasciò bloccati. Otonashi iniziò a distribuire il cibo e l'acqua, iniziò a prendersi cura dei malati, assistendoli e curandoli al meglio delle sue capacità, ma i soccorsi non arrivavano, l'acqua era finita e presto sarebbero tutti morti. Tutto quell'impegno per nulla, tanto alla fine si muore, no? E invece no, perché alla fine ad Otonashi viene un'idea e disse a tutti quanti di prendere i loro portafogli e scrivere sì sulla tessera o su un pezzo di carta per la donazione degli organi.
Loro potevano anche morire, ma avevano ancora un'occasione per fare la differenza, per fare in modo che almeno tale morte non sia stata invano, ma che possa aiutare qualcuno. E così Otonashi, pur così giovane, riuscì a cambiare la vita di moltissimi, donando i suoi organi e convincendo anche altri a donarne altrettanti. I soccorsi arrivarono, salvando coloro che erano ancora vivi, e Otonashi non era tra questi. Ebbene, Kanade era una ragazzina cardiopatica ed è sopravvissuta proprio perché è arrivato all'ultimo momento un donatore, e il cuore era proprio di Otonashi. E per questo lei lo infilzò all'inizio dell'anime, per vedere se nel petto aveva un cuore. E per questo Otonashi si rilassava sentendo il cuore di lei, perché è il suo. Hanno lo stesso battito, il ritmo della vita, Angel Beats. Di conseguenza Kanade ebbe la vita salva e decise quindi di salvare altre vite, inclusa quella di Otonashi, a sua volta. Ora, molti hanno chiamato questo un plot hole, perché Kanade è in paradiso da prima di Otonashi, pur essendo morta dopo. Ma non è così che funziona l'aldilà. Il paradiso si trova fuori dallo spazio-tempo e dunque non risponde a logiche di conseguenza temporale fisica, bensì ad altre logiche, magari morali o psicologiche. E infatti non è un caso unico. Anche Shina, la samurai fissata con il kawaii, viene da un'epoca antica del Giappone. Ora, Otonashi a questo punto dichiara il suo amore per Kanade, che però non può rispondere. Quelle ombre si sono attivate perché c'erano tracce di amore nell'aldilà e dovevano mandare tutti quanti a reincarnarsi. E non è solo Otonashi ad amare Kanade, è anche Kanade ad amare Otonashi. Tutti quanti restano in questo aldilà finché non risolvono tutte le loro faccende in sospeso. Kanade e Otonashi sono ancora qui, perché la faccenda in sospeso di Kanade è appunto dire a Otonashi che lo ama. Se glielo dirà, lei sparirà e si reincarnerà. Ma se non glielo dice, potranno rimanere insieme, ma così soffrirà terribilmente, non potranno esprimerlo. E così lei lo abbraccia, e nonostante le suppliche, la tragedia, lei infine dice di amarlo, e così svanisce. Questa scena, in cui si vede Otonashi prima basito e che poi disperatamente abbraccia l'aria, cercando di recuperare il senso di calore, il peso, e infine che urla il nome di Kanade, è rimasta iconica nella storia degli anni. Ed io da allora cerco sempre, in ogni sushi dove vado, da mangiare il Mapo Tofu, che è il cibo che ho scoperto proprio grazie ad Angel Beats. E così Otonashi resta mentre lei è andata via. Ma in futuro anche lui, come Hinata con Yui, la ritroverà e si ameranno. Alla fine Angel Beats è una metafora dell'elaborazione del lutto. Come ha detto lo youtuber Hiding in Public, noi non sappiamo cosa c'è dopo la morte, esattamente come i protagonisti non sanno che vita faranno dopo. E dunque bisogna godersi il qui e ora, vivere al massimo la vita. Inizialmente la SSS era in negazione, volevano rimanere in questa sorta di purgatorio, rifiutavano di fare ciò che andava fatto, presi da una ribellione contro Dio, e poi gradualmente li hanno condotti all'accettazione della propria mortalità e la possibilità di andare oltre, di lasciare andare il peso. Se ha fatto male, vuol dire che ci tenevi, vuol dire che ne è valsa la pena. È raro vedere un anime ambientato nell'aldilà, ed è raro vedere qualcosa di così ben fatto, di così originale come concept, e che al tempo stesso incoraggia a donare gli organi, che è un messaggio bellissimo. Cosa succede dopo il finale? Lo vediamo nell'episodio 13,5, Another Epilogue, in cui vediamo Otonashi che è diventato il nuovo Tenshi, il nuovo presidente del consiglio studentesco, con una nuova brigata di studenti che si ribella a lui e lui si presta al gioco. E finisce con la scritta Next Stage, che può lasciare aperto ad un sequel, oppure a dire che la storia va avanti. Perché poi viene il radiodrama di Angel Beats, e credo di essere l'unico in Europa ad averlo ascoltato. Non se ne parla neanche nella wiki ufficiale di Angel Beats, per dirne una. In pratica, ad un certo punto, un membro della SSS si reincarna di nuovo nella scuola e diventa il nuovo programmatore, e falsa i dati delle reincarnazioni per far tornare tutta la band insieme. Seguono avventure, battute, come al solito, e poi Kanade, che stavolta può, con calma e con tutto il tempo e le parole appropriate, ringraziare Otonashi e dirgli quanto lo ama. E che succede dopo che loro di nuovo si reincarneranno? Succede che, appunto, come si vede alla fine dell'anime, Otonashi, in una sua reincarnazione, incontra una ragazza identica a Kanade che sta cantando la canzoncina di Iwasawa e la ferma per parlarle. E quindi i due si ameranno, e si ameranno ancora in tutte le vite, oltre la morte. Molto, molto romantico. Oltre all'anime di Angel Beats, abbiamo anche Angel Beats Last Operation, che è un manga che adatta la storia, e in cui saranno inseriti gli elementi che dovevano fare parte di Angel Beats First Beat, il videogioco mai completato, di cui ovviamente possiedo una copia. Last Operation è fermo dal 2020, però considerate che producono un volume l'anno e che c'è stato il Covid, quindi diamo il beneficio del dubbio. Abbiamo poi il romanzo Angel Beats Heaven's Door, knocking on Heaven's Door, JoJo reference, che è un prequel della serie ed è stato adattato in un manga tramite Angel Beats Track Zero.
Qui si mostra come la brigata si è gradualmente formata, partendo da Yuri e Hinata, e si mostra anche come funziona l'aldilà. Chi conosce come è fatto un oggetto può ricrearlo nell'aldilà, se invece non sai come funziona non puoi generarlo. Angel Beats è considerato, insieme a Clannad, il capolavoro di Jun Maeda, da alcuni addirittura preferito rispetto a Clannad, compreso il buon amico Falcus che lo ha elogiato per i disegni più realistici, l'animazione è straordinaria, le musiche pure di più, e il sesto episodio fece il record di ascolti in tutto il Giappone. E questo sono io ogni volta che Jun Maeda produce una nuova opera. Cari da Pozio, intus Jun Maedatio, verum et vinum circum maleficium, facilum in uriam cum attribuzio, gandam et puella gratam cavai sub brazio, iuris perceptum, elma valuta, purissimus ferrum, fuca vita, nagisam anulum, tomoia armilla, usium ricinum, Tonsor et alia. Exurgit! Exurgit! Magica opera! Vi lascio il link Amazon del DVD di Angel Beats in descrizione, ringrazio di nuovo NordVPN per aver sponsorizzato questo video e vi ricordo il link per l'offerta in sconto in descrizione e ringrazio anche il buon Falcus per il rituale di invocazione di Jun Maeda, trovate la live in descrizione. Se i miei video ti piacciono dai un'occhiata al mio TP, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio di premi. In descrizione trovate anche i miei libri, il mio fumetto e le magliette. Se questo video ti è piaciuto ti invito a mettere mi piace ed iscriviti a questo canale. E ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video.